Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presento il mio personalissimo treno di Natale. È lungo abbastanza. Adesso ve lo faccio vedere fuori dal ripiano. Ok, allora, vedete, locomotiva col tender, carrozza passeggeri, carrozza berello di Natale, carrozza regali. È abbastanza lungo. Adesso vi spiegherò ogni sezione del treno pian piano. Sì, vedete, sono un po' raffreddato, quindi se sentite che ho la voce così è normale. Iniziamo a vedere il treno in sé. Ok? Vedete, è ricco di dettagli. Ah, da dove iniziare? Innanzitutto, in questa motrice abbiamo tutti gli elementi power function, cioè il motore, il ricevitore, battery box e anche le luci. Allora, voi non avete idea di quanti fili ci siano dentro questo locomotore, quindi non... è una pazzia. Ma allora, iniziamo subito a vedere alcune cose. Allora, nota bene, questo treno è collegato, vedete che c'è anche il filo, quindi questo è il tender, c'è dentro il battery box, questo è il motore. Qua c'è il ricevitore e le luci sono qua. Le luci, vabbè, sono collegate al ricevitore tramite una lunga serie di intralci e intrecci. Ma vabbè. Iniziamo subito a vedere i dettagli da sopra. Vedete il comignolo, ho il fumo simulato, la luce posteriore, cioè la luce anteriore, scusate. Queste sono decorazioni. Vedete davanti altre decorazioni. Nota bene, davanti non ha il classico buffer col magnete, ma ne ho realizzato uno io. E inoltre ho aggiunto questa barra a simulare i meccanismi del treno a vapore, che però è solo decorazione. Non prende dentro il contracciato, non c'è nessun problema. Qua altre decorazioni, una ruota dietro sola e ovviamente il nostro buffer col magnete, per forza di cose. Allora, qua c'è nascosto il ricevitore, questo campanella, decorazioni di tutti i tipi, cabina passeggeri rimovibile, cioè sì, cabina passeggeri, buonanotte, rimovibile, si rimuove il tetto e si accede all'interno della cabina passeggeri. Ancora cabina passeggeri della locomotiva, cacchio. Allora, vedete da vicino che abbiamo un pannello di controllo. Qua se si vede, non so se si vede benissimo, c'è un pannello di controllo. Pannello di controllo, insomma, da qua si vede bene. Poi non so se è colpa della poca luce, che beh, in realtà ce n'è tanta di luce. Vabbè, ok, benissimo. Ora passiamo al tender. Qui abbiamo la funzione batteria, premendo questo tasto si attiva e si spegne. Semplicemente c'è questo che batte contro il pannello della batteria e faccio effetto. Qua niente, abbiamo un nostro operaio con una pala per il carbone, un piccolo avanzo e un po' di decorazioni. Il retro, anche questo molto carino. Niente di che. Ora passiamo a vedere la carrozza passeggeri questa volta. Eccola per l'intero, è abbastanza lunga e pesante. Ma ne vado soddisfatto, è veramente carina, mi piace. E il tetto è una combinazione molto interessante. Allora, come prima cosa da notare, le porte si aprono sia da questo lato che dall'altro. Certo, le porte sono sistemate in una maniera molto con i colori sbagliati, ma va bene lo stesso, l'importante è la funzionalità. Bene, ora leviamo il tetto, il tetto è facile da rimuovere. Vedete, tutto un pezzo unico viene via. E vediamo gli interni della carrozza passeggeri. Ora. Dovrebbe vedersi abbastanza bene. Qua abbiamo una piccola zona ristorazione con il nostro cuoco,
con dei bicchieri, un pesce e un piccolo fornello, qua una sala, un tavolino con un bicchiere e una pianta, niente di che. Ah, due, quattro finestre, molto carino a mio parere. Ora rimettiamogli il tetto e anche questa carrozza è fatta. Ora passiamo alle ultime due, che sono le più corte. Eccola qua, questa è la carrozza alberello di Natale con annessi, divertimenti, regali. Qua abbiamo due piccoli regali in miniatura, che vi faccio vedere subito. Qua abbiamo un camion di pompieri, carini, e una barchetta a vela. Questo è appunto il carrello dei regali, molto semplice. Qua c'è un meccanismo che fa girare l'albero, ma non capisco per qual motivo sui binari non gira. Vedete? C'è un ingranaggio che fa girare l'albero, però non capisco perché sui binari non gira. E sinceramente frena anche il treno, quindi non è fantastico. Però è decorativo, lo tengo. Ora passiamo all'ultimo carro che chiude il treno. Ecco qua. Abbiamo questo tre carretto di regali, pieno di regali molto molto colorati. E ovviamente, visto che il treno è la carrozza di coda, ci sono qua in fondo, ci abbiamo tutti, abbiamo il freno di emergenza, tutte le leve, abbiamo anche un megafono per comunicare in qualche modo se si riesce al macchinista di fermare il treno, o in alternativa si può fermare da dietro, vedete? Anche qua c'è quella La, il nostro retro buffer senza magnete, e qua col magnete. Benissimo. Ok, ora andiamo a vedere il nostro trenin che corre sotto l'albero di Natale. Molto divertente. Ecco qua il nostro fantastico albero. Bene, ora metto il treno. E voilà. Vedete, il treno fa fatica a partire qua. Ora accendiamo anche le luci. Allora, le luci si dovrebbero accendere. Però in questo caso. Beh, però se noi togliamo una carrozza qualsiasi. Se noi ci togliamo questa carrozza, il treno non fa più così tanta fatica. Vedete? E sono le ruote che lo frenano, quindi io tipo sotto l'albero non ci terrò quel dannatissimo coso, perché è totalmente inutile. Le luci dovrebbero andare. Sì, le luci vanno. Chiaramente adesso proviamo a farlo andare al buio, vediamo il risultato. Magari adesso non è proprio totalmente al buio. E non dà l'impressione. Però comunque è un bel treno. Grazie per la visione, ciao e alla prossima.